partita che mi aspettavo. Sapevamo loro una squadra che non prende gol, lavorano molto bene dietro e poi ogni tanto ci hanno il guizzo giusto in avanti. Dal nostro punto di vista credo l'avevamo preparata bene, abbiamo concesso non tantissimo, ripeto, ma a cospetto di una squadra sicuramente importante. Noi abbiamo fatto la nostra partita, abbiamo messo quelle che sono le nostre armi, determinazione, cattiveria. Magari se fossimo stati un attimino lucidi anche in zona gol in certe situazioni avremmo potuto trovare anche il gol, però direi che alla fine è stata una partita un pochino sporca di più forse al primo tempo paradossalmente. Il secondo abbiamo preso campo, abbiamo giocato abbastanza nella metà campo avversaria, però ripeto, loro sono molto bravi in questo, se stanno là sopra e non hanno preso tanti gol evidentemente ci hanno un merito. Hai visto un percorso di crescita dei tuoi, in particolare soprattutto che ho visto un percorso di continuità che deve essere sempre la nostra arma. Oggi non abbiamo mollato niente, non abbiamo lottato su tutti i palloni, siamo stati molto determinati. Laddove c'era da poter fare gol abbiamo cercato di poter fare gol, il portiere ha fatto un paio di interventi importanti, potevamo sfruttare meglio delle respinte. Credo che la squadra ha lavorato molto bene, non ci dimentichiamo con chi giocavamo e quindi credo che alla fine ci prendiamo un punto in maniera giusta, perché insomma tutto sommato ci va anche bene. E nei minuti finali l'Orvietana poteva anche insomma segnare, ha rischiato anche di vincere. No, diciamo che un pochino l'inerzia della partita al secondo tempo è un pochino cambiata. Al primo tempo mi è sembrato un po' più aperta, ripeto, temavamo qualche giocatore loro, Galigani a sinistra, e quindi la partita è stata un po' più aperta, noi siamo stati un po' più accorti, siamo ripartiti un po' per quelle che sono poi le nostre caratteristiche. Il secondo tempo invece abbiamo preso campo, credo, abbiamo giocato molto nella metà campo del Siena, abbiamo creato delle situazioni, vuoi un po' per forse eccessiva foga, vuoi un pochino per bravura del portiere che ha fatto un paio di interventi importanti, non siamo riusciti a prendere gol, però voglio dire, le partite sono queste, lo dimostrano ogni domenica. Non ci sono risultati scontati, ripeto, noi abbiamo dato continuità al nostro lavoro, ripeto, a cospetto di una squadra importante, chiaramente costruita per fare un campionato importante. Noi non dobbiamo assolutamente guardare la classifica, e credo che oggi i ragazzi l'abbiano dimostrato. Dobbiamo solo lavorare come stiamo facendo, sapendo che per noi ogni partita è una guerra. Al Siena, ripeto, noi sapevamo, ripeto, i numeri nel calcio contano, quindi se il Siena ha preso pochi gol, forse è vero che ne ha fatti non tantissimi, però ne ha presi poco e niente, quindi vuol dire che comunque già partono da una base importante. Noi sapevamo che loro hanno la qualità dietro, ma poi dopo ti fanno male nel ripartire con il trequartista e i due attaccanti, insomma, quindi il Siena è una buona squadra, giocatori importanti, davanti, dietro, insomma, quindi tutto sommato secondo me hanno fatto una buona partita. Poi è chiaro, in partite come queste inizialmente un pochino sporca, bisogna sempre vedere un po' quanto arrivano i demeriti di una e i meriti dell'altra come squadra. Ripeto, noi sapevamo che era una partita non facile, l'abbiamo credo approcciata nel modo giusto, e quello che mi interessa a me della mia squadra è questo, insomma, non abbiamo giocato con timore, con paura, a cospetto, ripeto, di una squadra che chiaramente c'è un grandissimo passato e che probabilmente sarà costruita per fare un campionato importante, e credo che sia la sua portata.